Buongiorno ragazzi, inizio la mia giornata con questa tazza di yogurt greco al gusto di frutto della passione e pesca. Metto circa 3 cucchiai o 4 cucchiai, comunque era mattino presto, circa le 8 e mezza, come si può vedere dalla mia faccia ero anche stanca e sono pronta per iniziare dopo la mia tazza di yogurt la giornata. Adesso sono circa le 11, mi preparo il tè verde, che mi piace bere un tè verde al giorno, e poi come snack un po' sano, l'unico frutto della giornata che ho mangiato, è stata la mela verde. Come vedete, mentre la taglio in maniera veramente impeccabile, e tra l'altro le parti che avanzano non le butterò, ma dopo vedrete che fine faranno. Eccoli qua, ovviamente le vado a condividere con i miei due cagnetti, li rilancio dal balcone perché sono troppo pigra per scendere e poi mi metto qua al computer dove cerco di portare avanti la mia tesi, anche se è tutto un dire più che un fare, e mentre mi godo la mia mela e il mio tè verde. Sono quasi alla fine del mio tè verde. Una cosa che voglio condividere con voi, perché secondo me è proprio un magic trick, è che basta riempire nuovamente la tazza con acqua ancora calda e la bustina, questo vale per il tè verde, vale per questa bustina qua, vale per il tè caldo, breakfast tea, qualsiasi tipo di tè o di tisana. Anzi, in realtà le tisane non saprei perché alcune sono molto deboli già alla prima tazza. Comunque, l'unica cosa che vi consiglio di fare è quella di riempire nuovamente la vostra tazza in maniera che, vedete, l'ho di nuovo riempita e ho una seconda tazza di tè verde usando una sola bustina e il gusto rimane identico. Quindi questo spero che vi possa aiutare. Per pranzo ho deciso di fare una pasta, quindi mi vedete qua alle prese con la preparazione del soffritto, quindi sto tagliando la cipolla, anzi sto cercando di sminuzzarla in realtà, e poi mi metterò a tagliare il sedano. Comunque a me piace un sacco tagliare il sedano perché mi diverto proprio. Cioè, guardate che soddisfazione! Ok, poi nella pentola preparo l'olio e butto tutto il soffritto e lo vado a mettere sul fuoco. Nel frattempo preparo la melanzana che voglio tagliare a dadini, tutto questo ovviamente per il sugo della pasta. E le parti che vedete più scure della melanzana sono ancora mangiabili, quindi per questo che le sto tenendo, non è assolutamente marcia, è solo un po' brutta da vedere. Perdete d'occhio il soffritto, quindi giratelo, mi raccomando, e poi quando è pronto sarà il momento di aggiungere la melanzana. Inoltre aggiungete anche un po' d'acqua in maniera da facilitare la cottura e renderla anche più veloce. Dopodiché vado ad aggiungere del sale e quando è quasi pronto il sugo, ci aggiungo anche del pomodoro. Nel frattempo ho anche buttato la pasta. Cosa non vedete che aggiungo è peperoncino e aglio in polvere. Giro ancora e quando è pronto finalmente unisco gli ingredienti. E questa cosa bianca che ho appena messo è del Philadelphia che rende il sugo ancora più cremoso ed è poi un filo d'olio. Guardate questo close-up della pasta, se non vi fa venire fame. Fidatevi, era venuta molto buona. Per merenda mi vado a preparare questo avocado toast, quindi ho fatto abbrustolire la fetta di pane e poi sopra semplicemente ci vado a spalmare quello che mi rimaneva di un avocado. Non ci metto niente di particolare, semplicemente un pizzico di sale, mentre nella tazza vado a spremere il succo di mezzo limone e poi ci aggiungo l'acqua. E voilà! È buonissimo. Allora, per cena mi sono fatta un'insalata, dato che comunque avevo mangiato un po' di carboidrati, non ero stata troppo a mangiare verdure in quella giornata, allora mi sono messa a tagliare due pomodori, ho preso un pezzo di cetriolo che ho fatto crescere sul mio balcone, poi delle fave e tra l'altro sì, io l'insalata la mangio così, non sono solita tagliarla perché personalmente mi piace mangiarla con le mani. Don't judge me. E niente, ragazzi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto.